Mi chiamo Giorgio Luppi, ho 22 anni e sono un freestyler professionista. Mi sono avvicinato al mondo del calcio freestyle giocando in strada da bambino. Quel calcio senza regole, senza schemi e senza nessuno che ti diceva quello che dovevi o non dovevi fare. Ed è proprio questo quello che mi ha sempre affascinato, la libertà, la creatività. Ci sei solo tu e il pallone. Mi chiamo Giorgio Luppi, sono un freestyler e pratico anche street soccer, quindi sono uno street player. Essere uno street player significa praticare lo street soccer, che è uno sport nato in strada, nato appunto dal calcio urban nei campetti di periferia, dove a differenza del calcio freestyle non eseguiamo evoluzioni con la palla in aria, ma tutti i movimenti vengono eseguiti con palla a terra, in finte, skills, chiamate appunto ground moves. La passione per lo street soccer è nata nei campetti di periferia, quindi appunto in strada, dove penso che la maggior parte dei ragazzi anche oggi abbiano iniziato a tirare un calcio a un pallone. Ho sempre amato questo tipo di sport, questo tipo di disciplina urban, perché essendo anche fin da piccolo un giocatore molto più individualista, ho sviluppato poi e amavo il dribbling, amavo avere la palla fra i piedi. Quindi questa cosa mi ha poi portato a sviluppare una tecnica e un controllo palla tale da praticare questa disciplina. Ma la cosa che ho sempre amato, che mi ha fatto poi continuare a praticare questo sport e che ho perso iniziando il calcio giocato, era l'atmosfera. L'atmosfera di strada, l'atmosfera che si creava, che c'era quando giocavamo senza regole, perché il calcio di strada nasce senza regole, quindi una differenza fondamentale col calcio che non è appunto regolamentato. Quindi ti dà quella libertà di espressione che poi mi ha portato appunto a esprimermi attraverso il dribbling, attraverso il tunnel, attraverso la giocata, e che rende appunto magico questo sport da vedere. Diciamo che i punti comuni per quanto riguarda un ragazzino che gioca a calcio e non conosce lo street soccer e vede una sfida di questo tipo possono essere sicuramente il dribbling, come hai detto, l'uno contro uno, che sono tutti elementi in cui uno deve essere preparato anche soprattutto per giocare a calcio. E a parte il discorso del dribbling, che uno può giocare insomma in altri ruoli, il punto centrale è il controllo del pallone. Quindi lo street soccer, un allenamento di street soccer, avere un background di street soccer, fare determinati tipi di allenamenti tecnici ti portano a poi avere un sacco di qualità in più da portare sul campo di calcio. Se vedi uno street player giocare, fare uno contro uno, la palla non la vedi e soprattutto ha un controllo palla tale da sviluppare poi la fiducia in se stessi, in campo, e avere sapere in ogni momento dove va il pallone, ma soprattutto in un uno contro uno, in una sfida di street soccer, sono io, siamo noi con i nostri movimenti a far fare ciò che l'avversario poi subisce. Quindi io con una finta ti direziono dove voglio io, quindi questa è una parte molto importante da portare poi anche nel calcio giocato. Sì, sono stato ispirato, penso come ogni persona, ogni artista, ogni atleta venga poi ispirato da qualcosa, che sia la musica, che sia appunto un punto di riferimento sportivo in questo caso. Io ho sempre amato il calcio, amo il calcio, quindi amo il pallone in ogni sua sfaccettatura, che sia il calcio freestyle, il calcio giocato o lo street soccer. E io personalmente sono stato ispirato dai giocatori come Ronaldinho, o meglio, Ronaldinho, che è il mio idolo, e purtroppo non ho ancora avuto la fortuna di incontrare. Mi ha ispirato
il suo modo di giocare, ma anche la sua persona, quindi la sua personalità, quello che trasmetteva in campo, i suoi movimenti, il suo approccio anche per quanto riguarda poi il calcio freestyle. È uno dei pochi che ha portato i primi trick, diciamo, di calcio freestyle, oltre a Maradona, oltre anche a tanti altri calciatori comunque di 15, 20, 30 anni fa, poi a livelli alti, insomma, anche giocati. E subimos aquí, aquí nos quedamos, estamos aquí hasta el fin. Un esempio, diciamo, tra l'altro un calciatore, insomma, molto famoso anche per una sua peculiarità abbastanza ambigua, perché ce ne sono pochissimi di calciatori che portavano gli occhiali, ed è Edgar Davids. E adesso ha avviato da tanti anni dei progetti legati allo street soccer, di cui il suo brand si chiama Monta. È il brand più famoso riguardo ai palloni di street soccer, quindi con un size più piccoli rispetto a una palla da calcio normale, e anche con un tessuto un po' più gripposo, tra virgolette, per quanto riguarda il gioco sull'asfalto. Quindi lui è stato un ex calciatore professionista molto famoso, che poi ha portato, si è spostato anche in progetti legati al mondo dello street soccer, ma non un progetto a caso, perché, ripeto, è uno dei progetti, dei brand più famosi legati a questo sport. Nani? Allora, per quanto riguarda lo street soccer in Italia, purtroppo diciamo, non esiste una community di street soccer in Italia. Esiste per il calcio freestyle, anche se siamo ancora, dopo anni, molto molto pochi, però questo è un altro discorso. Invece per quanto riguarda lo street soccer non esiste. Non esiste perché lo sport è poco conosciuto, in realtà, secondo me, per quanto mi riguarda, non è ancora inquadrato, non è ancora delineato, non si riesce a distinguere che cos'è il calcio freestyle e che cos'è lo street soccer attraverso un video. Quindi, se facciamo appunto l'esempio dei social, che un ragazzino si approccia a un video in rete, magari andato virale, non riesce a riconoscere che cos'è un trick e cos'è un grand moves o cos'è una skills, perché non c'è la cultura. Va creata attraverso l'informazione, però penso che sia un discorso molto più ampio, a parte il fatto dell'informazione, sia un discorso culturale, di sportivo. La differenza principale tra l'Italia e gli altri paesi che posso menzionare come il Belgio, l'Olanda, la Francia e ora la Danimarca, che possiamo dire sia per certo la capitale dello street soccer in Europa, se non nel mondo, è la differenza che là hanno portato avanti anche a livello individuale o di gruppo dei progetti che hanno spinto questo sport verso la partecipazione di tanti ragazzi. Parlavamo un poco fa di cultura appunto di questo sport, che in Italia non esiste, in altri paesi come Olanda, Belgio, Francia invece c'è. Questa è una mia riflessione, quindi può essere vera come no. Penso che lo street soccer in Italia attualmente non può ancora essere sviluppato come in altri paesi, perché c'è proprio una mentalità diversa. Siamo troppo legati al calcio giocato, siamo troppo tradizionalisti da questo punto di vista. Vediamo questo come circo, in senso dispregiativo, e non valorizziamo gli sport urbani in generale. Penso che ogni cosa nuova, ogni cosa che non ci appartiene nella vita comune, che sia sport, che sia arte, che sia anche la comunità nuova, tutte le novità spaventano e soprattutto vengono tenute lontane. Quindi come, ok, figo, ma ci sono sempre dei ma dietro. Questo perché, sì, hai ragione, penso che venga visto come è troppo difficile, quindi non lo denigro, perché non ce la posso fare, non posso arrivarci, quindi sei un circense. E no,
non è uno sport che può fare chiunque, e nel senso che può fare chi veramente è appassionato. In primis devi essere appassionato del pallone da calcio, non so come dire. Fa un po' ridere, ma quello è. Devi essere appassionato del calcio, dello spirito, dell'atmosfera, del calcio in strada. Se sei una persona che ama correre, non penso sia il tuo sport. Se sei una persona che ama avere il pallone tra i piedi, ama giocare in spazi stretti, anche una persona che è molto più vicina al calcetto come sport più conosciuto, più commerciale, uno sport che è affermato, lo street soccer ti può molto di più interessare da questo punto di vista. È uno sport super di nicchia, ma se parliamo di nicchia di 500 persone, parliamo di 10, forse sono troppe in Italia, veramente appassionati. Se posso aggiungere prima di fare le altre domande, dico 10, ma perché in queste 10-15 persone ce ne sono veramente, penso, poche appassionate. Lo street soccer, diciamo che viene utilizzato più al commercializzare quello che può essere anche il calcio freestyle. Dico questo perché nella parte di eventi e spettacoli è una cosa che piace molto, è una parte di intrattenimento molto importante anche per quanto riguarda il calcio freestyle, e quindi molte persone poi lo collegano anche a questo. Sarebbero tante cose da approfondire anche per quanto riguarda me personalmente, che purtroppo insomma non ho potuto per l'ambiente, per l'atmosfera, dato che abbiamo detto che non esiste una community, non esiste niente di tutto ciò in Italia. Non ho potuto anch'io approfondire in questi anni la mia passione, il mio sport, lo street soccer, ma ho continuato molto di più il calcio freestyle. Una cosa che mi tocca particolarmente, sia in senso negativo che in senso positivo, perché bisogna sempre vedere entrambi i lati delle medaglie, è tutto il discorso poi della commercializzazione attraverso i social di questa disciplina, di questo sport che sta avendo negli ultimi anni. Quindi possiamo vedere vari ragazzi che pubblicano i loro video, le loro skills, ma sono sempre skill legate al calcio giocato, quindi c'è ancora poca informazione riguardo questo sport. Tutti possono essere nel 2021 dei freestyler, possono vendersi come freestyler, possono vendersi come street soccer, ma sono cose ben distinte. Essere un freestyler vuol dire allenarsi tanti anni, essere uno street player vuol dire fare determinati tipi di trick, partecipare ai contest e avere tutta una serie di skills, insomma, il repertorio. Sono due cose che purtroppo i social non riescono a separare. E quindi la conseguenza è che poi i nuovi ragazzini vedono un video del genere e pensano che siano arrivati facendo quella skills lì, e non approfondiscono poi e non sapranno mai tutto quello che c'è dietro. Da casa siamo nel 2021, abbiamo tutti il telefono, abbiamo tutti internet, abbiamo tutti i social, quindi penso che se uno voglio informarsi come io feci 10 anni fa, quando appunto sono passato da vedere i video di Ronaldinho ai video delle skills di calcetto, e da lì ho trovato i Grand Moves, quindi tutto quel filone di street player storici come i Sitman, inventore di un sacco di trick, tra cui l'H più famoso, l'H3000. Quindi io penso che, come ho fatto io, in cui avevo la metà delle informazioni, dei mezzi, mi sia potuto avvicinare a questo mondo. Se uno vuole veramente scoprire di più, quindi scoprire anche retroscena, i tornei, i Panak Knockout, tutto il discorso anche dei tornei che si sono svolti tantissimi anni fa e che si stanno portando avanti, posso tranquillamente cercare tutto su YouTube. Piccola parentesi. Aprirò un gruppo di Telegram dopo questo video, lo mettiamo sotto in descrizione, e vediamo quante persone si iscrivono e vediamo in quante persone poi sono realmente interessate allo street soccer. Va bene. Noi ci saremo, per qualsiasi informazione potete tranquillamente scrivere su quel gruppo lì, noi risponderemo. E... tanto vediamo quante persone si iscrivono, insomma, al gruppo Telegram. Comunque spero che si possa avere sempre più ragazzini, più ragazzi, più persone appassionate. Cercheremo noi in primis di creare i primi tornei,
sarebbe bello organizzare il primo contest italiano, quindi di street soccer, sarebbe molto molto bello e insomma spero che nel 2022 possiamo portare anche una prima formula di questo tipo di contest, magari collegato come viene spesso fatto con un torneo di calcio freestyle. Quindi penso che l'organizzare qualcosa sia il primo passo poi per avere un contatto reale con la disciplina.